veramente da partecipanti da tutto il mondo. Da dove nasce l'idea di organizzare questo concorso di poesie per i ragazzi? L'idea di questo concorso era nata da principio come idea di concorso di poesia, poi grazie soprattutto all'idea del professore Avallone, che è uno dei giurati, è diventato concorso per ragazzi ed è stata un'idea che io e il professore Gazzì abbiamo senz'altro sposato da subito, perché ci è parso doveroso dedicare una nuova fetta dell'attività culturale vietrese, non magari ai soliti nomi noti, ai soliti signori un po' attempati che si mettono là e scrivono, ma a dei ragazzi i quali hanno la necessità di essere gratificati in un'attività che purtroppo oggi non è più vista come in passato. Come da lei dichiarato, questa occasione, questa conferenza stampa è stata un'occasione per presentare diverse cose. Sì. Abbiamo parlato del concorso di poesia, quali sono le altre cose da presentare? Le altre cose da presentare faccio parlare il professor Gazzia. Allora, siamo giunti finalmente alla terza edizione della Congrega Letteraria, che è un incontro nato tre anni fa con il professor Antonio Gazzia, Francesco Citarelli, Andrea Pellegrino, i quali hanno ideato questi appuntamenti letterari di cultura di grosso spessore. Ci saranno una serie di interventi da ottobre a dicembre, parleremo della cultura in generale, dal Medioevo ai giorni nostri, e poi gli incontri della vetrina letteraria, i quali saranno fatte delle presentazioni dall'Asia, da tutta Europa, anche dall'Africa. Quindi un successo a livello internazionale che porta Vietri in alto e anche, devo dire, un numero consistente di visitatori su Vietri che vengono proprio per quanto riguarda il concorso Poesis. Quindi una doppia valenza, quella culturale di ampio respiro e di grande valenza, e poi il rapporto economico per gli operatori del settore, perché abbiamo già tutti i pieni, ristoranti, alberghi, per una serie di giorni. Questo quindi significa che con la cultura si può fare anche economia e si può lavorare. Questa era l'intenzione della nostra amministrazione, ci stiamo riuscendo. Spero di continuare così e devo dire grazie a chi ha organizzato. Gli altri due segmenti sono gli incontri di cultura e la vetrina, che sarebbe ovviamente la vetrina presentazione di libri, ma non nel senso, diciamo così, tradizionale, perché anche quella è un'occasione di approfondimento, perché cerchiamo sempre di creare confronti di un certo livello. Cioè, mentre il concorso di poesia Poesis è aperto ai giovani, perché io ribadisco, è a partecipazione gratuita, è rivolta al segmento giovanile delle scuole superiori e soprattutto a tema libero, e questo sicuramente dà la possibilità ai giovani di potersi esprimere. Infatti quest'anno sono arrivati oltre 500 testi. Gli altri due invece segmenti sono un poco più di qualità, nel senso che il tiro è un poco più elevato, cioè gli incontri di cultura sono lezioni di carattere storico, letterario, con professori universitari su tematiche molto interessanti, è la terza già edizione quest'anno e qui troverete tutti gli incontri. Mentre la vetrina, come ho già anticipato prima, è l'occasione di presentare dei libri, ma proprio per poi allargare il confronto anche sulle tematiche che i libri stessi propongono, quindi non una operazione commerciale, sempre all'interno della cultura, perché noi abbiamo, l'idea è nata per dare spazio alla cultura e attraverso la cultura promuovere anche quello che è il territorio, le attività, l'economia, ma soprattutto mettere al centro il sapere, le conoscenze, che riteniamo sia fondamentale. Quindi abbiamo un po' una sfida anche. Come dire, il titolo, la Congrega Letteraria, può sembrare provocatoria, cioè quello di stare assieme per fare cultura, come il simposio classico. Io vengo dalla scuola, quindi c'è un po' di deformazione. Va bene, grazie. Prego. Anche alcuni di coloro che hanno partecipato e che parteciperanno vengono a parlare di tematiche storiche, sociali. L'anno scorso abbiamo avuto il professore Anello Di Mauro, il professore che si è analizzato dalla giunta della vetrina, durante il quale saranno presenti l'ingegnere Esposito, il delitto della Spider-Verde, che ho letto, ci ha assicurato veramente un libro molto interessante. Ho dimenticato di salutare la relazionale e dell'Associazione Culturale CEO, che tra l'altro... Mi piace che c'è un numero enorme di giornalisti partecipanti quest'oggi, solitamente la conferenza è stata. Per quanto riguarda alcuni eventi culturali, non è, siccome ne abbiamo fatte tante, non si può molte volte partecipare, complimenti anche nelle organizzazioni di
come è stata fatta questa persona. Io prima di entrare nel merito della cultura, soprattutto sulla nostra provincia, la provincia di Napoli, hanno portato da un prodotto che funziona, che riesce. Dobbiamo ricordare che edito da Lucio Rigori che ha fatto. Abbiamo molto in silenzio dato un sostegno per un premio. Quest'anno anche all'Atene siamo partner, diciamo, come prologo. Come lo siamo di tutte, diciamo, ogni qualvolta siamo coinvolti, rispondiamo presenti, sebbene con tanti sacrifici, come veniva sottolineato, e ringrazio l'assessore De Simone. E niente, un evento che, come veniva sottolineato, tende alla destagionalizzazione e quindi fa piacere a vita. Cioè, praticamente intorno alla Galleria Letteraria ormai ci sono quasi tutte le associazioni che gravitano su Pietri, ci sono operatori economici, c'è una sponsorizzazione, c'è un seguito, ci sono i fidelizzati, ci sono gli affezionados e diciamo ci sono tutte quelle persone che hanno sete di cultura a Pietri sul Mare e non soltanto. Io ringrazio anche non solo Torino Garzia che si è dato tanto da fare per la Congrega Letteraria perché ci ha creduto, ma tutto lo staff che sta intorno alla Congrega Letteraria, adesso Alfonso Mauro, Franco Cittadella, la stessa Margherita Spinazzola, tutti coloro i quali, Anello Di Mauro che partecipa regolarmente, Antonio Avalone.